Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. La leggenda dell'inferno di Tomino è una delle storie più inquietanti del Giappone, e ha radici reali che risalgono alla fine del 1800. Si racconta che una bambina chiamata Tomino Nojigoku abbia scritto una poesia rabbiosa per esprimere la sua disperazione per la sua condizione di handicap, costretta su una sedia a rotelle sin dalla nascita. La poesia, conosciuta come «L'inferno di Tomino», riflette la tristezza e l'impotenza di una bambina maltrattata da una famiglia crudele e insensibile. La poesia di Tomino è diventata famosa per la maledizione che sembra accompagnare chiunque la legga ad alta voce. Secondo la leggenda, la bambina aveva scritto la poesia con l'intenzione di augurare il male a chiunque osasse leggerla, poiché il foglio su cui era scritta rappresentava per lei un fragile scrigno dei suoi segreti più profondi e dolorosi. Quando i genitori di Tomino scoprirono la poesia, furono terrorizzati dalle parole scritte e la punirono rinchiudendola in cantina. Purtroppo, la bambina contrasse una grave bronchite e morì poco dopo. La maledizione legata alla poesia di Tomino si diffuse rapidamente dopo la sua morte, e si dice che chiunque ne abbia letto ad alta voce abbia subito eventi tragici e sfortunati. La poesia è stata inserita in varie collezioni di poemi e libri, ma il suo potere oscuro e maledetto sembra persistere ancora oggi. La storia dell'inferno di Tomino continua a suscitare paura e fascinazione tra coloro che ne vengono a conoscenza, e resta uno dei più oscuri misteri del folklore giapponese. Forse è solo una leggenda metropolitana, o forse c'è qualcosa di veramente sinistro dietro le parole di quella bambina disabile e tormentata. La leggenda creata da Tomino è stata ispirata dalla rabbia e dalla frustrazione che provava nei confronti della sua famiglia e del mondo che la circondava. Il foglio su cui era scritta questa poesia era uno dei suoi più intimi segreti, pieno di emozioni negative che lei riversava senza alcuna riserva. I genitori di Tomino, una volta trovata la poesia, furono spaventati dalle parole scritte e decisero di punirla severamente, imprigionandola in cantina. Purtroppo, a causa delle cattive condizioni in cui venne rinchiusa, la bambina si ammalò di bronchite e morì poche settimane dopo. Si dice che nei suoi ultimi giorni di vita, Tomino nutrì un grande rancore verso i genitori e chi li supportava, trasformando la sua rabbia e il suo odio nella poesia demoniaca che aveva scritto. La leggenda vuole che lo spirito vendicativo di Tomino sia rimasto imprigionato nelle parole della sua poesia, pronte a evocare maledizioni e causare dolore e morte a chi le legge ad alta voce. Numerosi incidenti misteriosi, tra cui cadute gravi, perdita della voce, incidenti stradali e morti inspiegabili, sono stati attribuiti alla lettura ad alta voce di questa poesia. Nonostante il rischio, negli anni 80 in Giappone è nata una sorta di moda che consisteva nel filmare amici o se stessi mentre leggevano ad alta voce la poesia di Tomino. Mentre in molti casi non sono stati riscontrati effetti negativi, c'è comunque una forte superstizione legata a quest'opera letteraria. Ancora oggi, soprattutto tra gli anziani, c'è chi evita di pronunciare il nome di Tomino e la sua poesia per paura di attirare la sua vendetta. La poesia di Tomino, tradotta qui in italiano, è considerata pericolosa se letta ad alta voce. Si consiglia di leggerla solamente mentalmente per evitare di risvegliare la maledizione della piccola Tomino. La poesia descrive la tragica fine della famiglia di Tomino e il suo viaggio nell'inferno familiare, con immagini oscure e inquietanti che evocano un senso di disperazione e angoscia. La poesia recita così. La sorella maggiore vomitò sangue, la sorella minore vomitò fiamme, e l'adorabile Tomino vomitò frammenti di vetro. Tomino cadde da solo nel profondo inferno, l'inferno è avvolto dall'oscurità, e nemmeno i fiori sbocciano. È la sorella di Tomino quella con in mano una frusta, mi chiedo chi sia la subusa della frusta. Colpisci, colpisci, ma senza colpire, l'inferno familiare ha una sola via. Lo guideresti nell'oscurità dell'inferno, alla pecora d'oro, dal sontuoso uccello canoro. Mi chiedo quanto abbia messo nella sua tasca di pelle, in preparazione dell'inferno familiare. La primavera sta arrivando anche nella foresta e nel ruscello, anche nel ruscello dell'oscuro inferno. L'uccello canoro nella gabbia, la pecora nel vagone, lacrime sugli occhi di Tomino. Piangi, uccellino, attraverso le foreste piovose. Urla che sente la mancanza della sorella minore. L'eco del pianto riverbera attraverso l'inferno, i fiori di peonia sbocciano.
girando in cerchio per le sette montagne ed i sette ruscelli dell'inferno, il viaggio dell'adorabile Tomino prosegue. Se sono all'inferno portali a me, gli aghi delle tombe. Non mi pungerò col lago rosso, ad i traguardi del piccolo Tomino. Ad oggi, il mistero legato alla poesia di Tomino continua a suscitare paure e superstizioni tra coloro che ne hanno sentito parlare. La sua storia e le conseguenze nefaste che alcuni sostengono di aver subito a causa di essa restano oggetto di curiosità e speculazioni, alimentando il mito di questa maledizione letteraria. La poesia scritta da Tomino è stata ispirata dalla rabbia e dalla frustrazione che provava nei confronti della sua famiglia e del mondo che la circondava. Il foglio su cui era scritta questa poesia era uno dei suoi più intimi segreti, pieno di emozioni negative che lei riversava senza alcuna riserva. I genitori di Tomino, una volta trovata la poesia, furono spaventati dalle parole scritte e decisero di punirla severamente, imprigionandola in cantina. Purtroppo, a causa delle cattive condizioni in cui venne rinchiusa, la bambina si ammalò di bronchite e morì poche settimane dopo. Si dice che nei suoi ultimi giorni di vita, Tomino nutrì un grande rancore verso i genitori e chi li supportava, trasformando la sua rabbia e il suo odio nella poesia demoniaca che aveva scritto. La leggenda vuole che lo spirito vendicativo di Tomino sia rimasto imprigionato nelle parole della sua poesia, pronte a evocare maledizioni e causare dolore e morte a chi le legge ad alta voce. Numerosi incidenti misteriosi, tra cui cadute gravi, perdita della voce, incidenti stradali e morti inspiegabili, sono stati attribuiti alla lettura ad alta voce di questa poesia. Nonostante il rischio, negli anni Ottanta in Giappone è nata una sorta di moda che consisteva nel filmare amici o se stessi mentre leggevano ad alta voce la poesia di Tomino. Mentre in molti casi non sono stati riscontrati effetti negativi, c'è comunque una forte superstizione legata a quest'opera letteraria. Ancora oggi, soprattutto tra gli anziani, c'è chi evita di pronunciare il nome di Tomino e la sua poesia per paura di attirare la sua vendetta. La poesia di Tomino, tradotta qui in italiano, è considerata pericolosa se letta ad alta voce. Si consiglia di leggerla solamente mentalmente per evitare di risvegliare la maledizione della piccola Tomino. La poesia descrive la tragica fine della famiglia di Tomino e il suo viaggio nell'inferno familiare, con immagini oscure e inquietanti che evocano un senso di disperazione e angoscia. Ad oggi, il mistero legato alla poesia di Tomino continua a suscitare paure e superstizioni tra coloro che ne hanno sentito parlare. La sua storia e le conseguenze nefaste che alcuni sostengono di aver subito a causa di essa restano oggetto di curiosità e speculazioni, alimentando il mito di questa maledizione letteraria.